Buongiorno e bentornati da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi ho il grande piacere di farvi fare una passeggiata virtuale nel nuovo allestimento del nostro reparto dedicato al mondo delle chitarre e dei bassi. Partiamo dall'ingresso con questa splendida vetrina che contiene 10 esemplari di chitarre Duesenberg. Duesenberg è un marchio tedesco che produce strumenti di grandissima qualità, secondo me. Qui vedete alcuni esemplari, la Caribou, la Star Player TV, la Mike Campbell, la Fullerton. Nella parte più bassa troverete le Star Player Special, la 49er, il body con la Gold Top e la Bonneville. Adesso entriamo proprio nel vivo del reparto. E vedete qua alla mia destra l'esposizione di chitarre classiche con marchi come Alhambra, José Torres, Salvador Cortés, Martinez. Nella parte qui in fondo alcuni esemplari di strumenti dedicati ai bambini, quindi chitarra di misura un po' più piccolina, la un quarto, la più piccola la mezzina, la tre quarti. E al centro alcuni strumenti da studio, sia chitarra elettrica che chitarra acustica, sempre per chi inizia. E invece qui alla mia sinistra vedete l'esposizione delle chitarre elettriche, dei bassi elettrici. Là di sopra c'è una vasta selezione di Stratocaster, Fender, a partire dall'American Professional, la serie Vintera, la serie Player, Squire. Poi si passa ai modelli Telecaster, quindi anche in questo caso American Professional, Vintera, Player Plus, Squire, T-Line. Proseguendo sempre nel mondo della chitarra elettrica, marchio Schecter con questo assortimento della nuova serie Route 66. Sono strumenti che riprendono le forme tradizionali di Telecaster e Stratocaster, ma con alcune caratteristiche molto particolari che vi invito a venire a scoprire qui da noi. Alcune Epiphone, alcune Gibson. E poi qui in fondo una vasta selezione di Forrest Smith, sia SE che la versione americana. Al di sotto invece parliamo di bassi elettrici, tutto quello che riguarda il mondo dei bassi elettrici, Cort, tra i marchi rappresentati, Mark Bass, poi abbiamo JNL, il marchio Sire, che è un marchio che apprezziamo molto qui in negozio. Il mio collega bassista è innamorato dei bassi della Sire, Marcus Miller, di questa serie qua, e poi alcuni Fender, Precision, Jazz Bass. Al centro della sala principale abbiamo disposto un vasto assortimento di chitarre Sigma e in quest'isola invece alcuni esemplari di chitarre Takamine, di chitarre Yamaha, in questa rastrelliera, 12 corde, chitarre mancine. Alle mie spalle vedete l'ampia parete allestita con gli amplificatori, sia amplificatori per basso che amplificatori per chitarra, in versione combo o in versione testate casse. Tra i marchi più rappresentati sicuramente Marbass, EBS, Gallien Kruger per quanto riguarda i bassi, invece per quanto riguarda la chitarra sicuramente Vox, Fender, Supro, Marshall, Randall, Blackstar, Brave, Gnatter e così via. Alla mia sinistra una vasta vetrina su due piani con effetti, preamplificatori, pedaliere multieffetto e alcune testate, transistor, digitali o valvolari per chitarra e per basso. Alcuni esemplari di DV Mark, di Gallien Kruger, di Techamp e di Marbass. Qui invece vediamo una selezione di strumenti della Dan Electro, tra cui alcune 6 corde, una 12 corde, una chitarra baritona, una Wild Thing baritona e un basso Dan Electro. Mentre alla destra, qui in basso, c'è la sezione Guild con chitarre elettriche e acustiche e la sezione Godin con una vasta selezione di tutta la serie Multiac, tra cui le ACS, le Encore, le Grand Concert, nelle versioni sia Gloss che Satin. Alle mie spalle trovate una rastrelliera nella quale abbiamo esposto tutti gli strumenti semi-hollo e hollo o hardstop, ok? Tra cui spiccano alcuni Ibanez, Epiphone, D'Angelico e uno strumento, in questo caso, ecco, uno strumento interessante in questo momento è questa bellissima Stanzani usata di Liuteria. Stanzani è uno liuteo bolognese molto conosciuto e questa è una chitarra veramente molto bella. In quest'altra sezione invece una piccola esposizione, però ricca, molto
diciamo, fornita di strumenti di amplificatore da piccolini, ad uso domestico o da studio, amplificatori invece specifici per il mondo della chitarra acustica, Cort, Acus, AR, eccetera, e qui in basso un'esposizione di Fender, delle reissue dei famosi ampli valvolari Fender Silverface, tra cui il Vibrochamp, il Princeton e il Deluxe Reverb. Non potevano mancare certamente gli ukulele, ok? Per cui potete vedere qua una selezione degli ukulele della Leo. Alle spalle degli ukulele Leo, gli ukulele Cordoba, qui sopra alcuni altri ukulele un po' più particolari, alcune chitarre Traveler, tra cui Yamaha e Guitalele della Yamaha, là in fondo. Insomma, direi che con questo nuovo reparto siamo stati in grado di ottimizzare il poco spazio che avevamo a disposizione. Abbiamo concentrato più di 200 strumenti in questa sala, in modo che abbiate la possibilità di vederli, provarli, confrontarli qui da noi, da Borsari Strumenti Musicali. Io direi che con questo è tutto, non mi resta che invitarvi qui da Borsari Strumenti Musicali, Rotonda Torri 9 barra BC a Bologna. Vi chiedo di mettere un mi piace ai nostri video e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Un caro saluto e alla prossima!